Voglio raccontarvi un sogno realizzato. E quando Lucio ha visto le decine, le ventine addirittura, di disegni con i quali riempivo i diari di scuola con le sue caricature, trovavo che ci fosse della poesia vera, moderna in qualche modo, e questo contrastava col pensiero di Guccini, che Guccini ha sempre detto: non ho mai detto che a canzoni si possa far poesia. Perché vorrei una vita pulita come l'acqua di lacrime di un bambino la sera, una vita pulita come all'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola, quando senti che lasci un amico, forse anche un amore lì incollata a una sedia, ma quando esci ti accorgi che il mondo è diverso perché è già primavera. Oh, io non lo so quello che farò. Scopro che, per esempio, anche lui ama molto i travestimenti, forse perché si sente buffo. Toccava qualcuno una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. Ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Siccome Lucio Dalla è di Bologna, io gli spettacoli ci vado in Toscana, dico, come si fa a fargli sapere? Cioè, ho fatto una serata in Toscana, ma ho fatto l'affissione a Bologna. Gli do il mio dépliant e lui tutto tremante dice: ma sai che io ho visto i tuoi manifesti a Bologna? Mi ricordo di aver detto: ma questo deve essere un fotomontaggio. Te voglio bene, tanto bene, so. Ci scambiamo il numero di telefono. Arriva Capodanno, dico: c'ho il telefonino di Lucio Dalla, gli faccio gli auguri. Come fai a fare l'auguri di Capodanno a uno che ha scritto l'anno che verrà? Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in Piazza Grande dei loro guai. Decidiamo di ripartire alla grande anche con le mostre. Dice: guarda, che forse lo puoi realizzare il tuo sogno, quello di essere un pittore e anche un artista conosciuto televisivo di trasformismo. E viene alla mostra della mia vita e canta gratuitamente per un'ora mentre io dipingo davanti alla gente. Il sogno realizzato di una vita.